cucina francese è quella di Parigi e la migliore cucina di Parigi dicono sia quella dello... Ok, capisco che i produttori abbiano voluto aggiungere un po' di effetto retro al suono della TV, ma questo fischio perenne nelle orecchie dà un bel po' di fastidio. Invidia dei suoi concorrenti. È lo chef più giovane ad aver ottenuto 5 stelle. In Francia i ristoranti vengono classificati attribuendo un massimo di 3 stelle. Solo gli alberghi vengono classificati con il sistema da 5. Innanzitutto, io sono un topo. La Pixar pensa seriamente che i topi abbiano gli occhi luminosi tipo Cyberg. Essenza di vaniglia. Oh, e scorza di limone. Oh, riesci a percepire tutto questo? E invece tu riesci a sentire tutto quello che dice Remy stando all'interno della torta. Il cibo è carburante. Se fai lo schizzinoso su quello che metti nel serbatoio, finirai a secco. Quindi mangia la tua spazzatura. Tutti gli altri topi, compreso suo padre, non si interessano degli umani e del loro mondo. Quindi in che modo può sapere il principio di funzionamento del serbatoio di un'auto? Non stare così vicini a... C'è qualcosa in questa scena che non quadra. Forse il fatto che siano sopravvissuti dopo essere stati colpiti in pieno da un fulmine. Se inserisci un ombrello nella canna del fucile e spari, allora questo si apre. Ok, Pixar. Undici colpi di fila da questa arma giocattolo. Ci state prendendo in giro. E poi, perché si sente il suono di quando si carica un'arma se i proiettili sono finiti? Sì, ma non avete sentito 11 colpi di fucile sparati proprio nella vostra direzione? Perché vi comportate come se non fosse successo nulla se ormai dovreste essere in fuga da come minimo una decina di minuti? E dopo tutti questi colpi verso il soffitto, in questa scena dovremmo vedere qualche ventina di topi morti sparsi qua e là. Ma di tutto noi non siamo dei ladri. Secondo sta lontano dalla cucina e dagli esseri umani. È pericoloso. Sta lontano dalla cucina e dagli esseri umani. Cheat, poi vivono a gruppi da centinaia di topi a 2 metri di distanza dalla cucina e nella stessa casa degli umani. Ok, bro. Cosa mi dovrebbe stare a dire questa scena dove Remy guarda la casa da fuori, stando a 10 metri di distanza e pronunciando la frase che gli interessa un sacco andare dagli umani, se poi ci vive anche lui in questa casa? Siamo sicuri che le scene siano prese dallo stesso cartone? Un topo non riuscirebbe mai a sollevare un libro di queste dimensioni e persino a sfondare una finestra correndo. E non c'entra nulla se sappia parlare o meno. La scena mostrata all'inizio del film è diversa da quella che ci viene mostrata ora. È fisicamente impossibile che una paletta di metallo o di ferro possa galleggiare sull'acqua. Il tubo viene illuminato da questo foro al centro, mentre quando Remy si allontana di 10 metri dalla fonte della luce, questa continua comunque a illuminare dei tubi di fronte a lui, nonostante ci debba essere un buio più totale. L'acqua delle fogne, alias una piscina limpidissima e pulitissima come se fosse cristallo puro. Se Remy è un topo intelligente che sappia anche leggere, perché sta girando le pagine nel verso contrario come se fosse un libro arabo? Quando troverò ancora da mangiare? Remy, so che puoi fare di meglio. Tu sei un cuoco! Un cuoco cucina! Un ladro! Rapina! Quindi, seguendo la logica di Gusteau, il mondo si divide in ladri e chef. Punto. Ma io ho fame. Sarà il cibo a trovarti. Il cibo trova sempre coloro che amano. Anche questa frase è priva di alcun senso logico. Le allucinazioni di Remy li stiano giocando dei brutti scherzi, mi sa. Parigi. Sono sempre stato nel sottosuolo di Parigi. E infatti comprendo benissimo il tuo essere sorpreso, dato che nuotando qualche minuto nelle fogne, sei passato dalla campagna direttamente al centro di Parigi. Nulla di più normale. La più bella che ci sia. Da Gusteau, il tuo ristorante! Tu mi hai portato al tuo ristorante! E guarda caso, Remy è finito proprio sotto il ristorante di Parigi, dove c'era lo chef che appariva allo show che il topo guardava ogni giorno. Coincidenze su coincidenze. Se il ristorante è francese e si trova a Parigi, perché il nome è inglese con la S finale? Se il nome del ristorante è il ristorante di Gusteau, deve chiamarsi Le Restaurant de Gusteau. Vabbè, non fateci caso alla pronuncia. Gli chef professionali girano le maniglie delle pentole di lato in modo che nessuno possa urtarle passandoci vicino. E che beh, vi terremo presente. E se si dovesse liberare un posto adatto... Lo abbiamo già assunto. Cosa? Come avete osato assumere qualcuno senza il mio permesso? Ci serviva uno. Ma infatti è impossibile che l'abbiano fatto. Solo il capo chef, il dirigente del locale, possono assumersi la responsabilità di assumere qualcuno a lavorare. I dipendenti non hanno alcun potere di farlo.
Ah, quindi una zuppa fatta da schifo, tanto da provocare conati di vomito nell'annusarla, dopo l'aggiunta di qualche spezie e foglia di rosmarino, diventa buonissima e profumatissima? Mi sa che non sia proprio così che funziona in cucina. Bloccate quella zuppa! Dov'è finito il cameriere sordo che è appena uscito dalla cucina? Cioè, un secondo fa stava proprio fuori la porta. Gli chef professionali pensano che sia igienico usare lo stesso cucchiaio per ogni assaggio e passarsi la saliva da bocca a bocca come se niente fosse. Il barattolo si trova proprio sotto i piedi di Linguini, nella successiva inquadratura è sparito. Idiota, sapevo che sarebbe finita così, portarsi a casa un topo e dirgli che quello che è mio è il suo. Remy, considerato un buon chef e intenditore della cucina, ha deciso di lasciare il frigorifero aperto giusto perché sì. Quacco cucina o ladro? Rapina. E tu non sei un ladro. È squisita, ma non devi rubare. Ma dov'è finito il fantasma di Gusteau con la sua predica di non rubare il cibo nel momento in cui è andato a rubare l'erba dei vicini? Adesso Linguini si beccherà una serie di infezioni di pelle e sangue per essere stato morsicato da un topo di fogna. Raga, F nei commenti per Linguini. Ma come hai fatto? Ok, le canne fanno male, raga. Bastò uno sguardo per capire che avevamo avuto la stessa folle idea. Il regista non si decide se la voce narrante debba essere quella di Linguini o quella di Remy. All'inizio la storia era narrata da Remy, dopodiché è diventato un personaggio completamente muto, per poi diventare di nuovo parlante con tanto di voce narrante in sottofondo. Gli alcolici nei film d'animazione per bambini. Bella mossa, Pixar. Il mio avvocato. Lo chef prende il telefono e senza comporre alcun numero parla direttamente con qualcuno che a quanto pare lo stava già aspettando con la cornetta in mano. Questione di prospettive. Si nota palesemente che Linguini sta come minimo a 5 metri di distanza dall'ufficio. Un attimo dopo sta quasi attaccato a questo. Non si riconosce il pane buono senza assaggiarlo. Non dal profumo, non dall'aspetto, ma dal suono della crosta. Ascolta. Ah, quindi chi se ne frega se insieme alla farina il panettiere ci ha messo un po' di terra oppure ha messo troppo sale nell'impasto facendolo diventare immangiabile. L'importante è che la crosta scrocchi in modo giusto. Ok, boomer. Vediamo, di fare cosa? Di fare così, mi dai sui nervi, smettila! Toffè, piatto speciale! Cioè, lo chef ha appena raccolto gli ingredienti necessari e voi già chiedete se il piatto speciale è pronto. Yeah, è disgustoso come sempre, è appena uscito. E tu l'hai assaggiato? Sì, certo. No, bugia, non l'hai assaggiato, non ti sei nemmeno avvicinato al piatto. I calici e le mani sono giusto 5. Un attimo dopo vediamo che sono 6 persone e 6 calici. Hanno chiaramente dimenticato di disegnare il ragazzo di colore. Non permetterò che mio fratello mangi spazzatura nella mia città. Sì. Ed è così. È per mio fratello. Senta, signor regista Tizio Caio, mi spieghi perché hai costretto Remy a rubare il cibo dalla cucina? Se aveva un sacco di cibo buono proprio sulle scale dove stava disteso fino ad ora. Ci potranno mangiare come minimo una ventina di topi qui. Parlami, Linguini, un po' dei tuoi interessi. Ti piace? Dispiace, ma abbiamo finito il vino. Ma se 2 secondi fa si notava che la bottiglia fosse quasi intera. Il suono è udibile solo all'orecchio umano. I roditori possono sentire solamente gli ultrasuoni. Che stupidaggine. Anche se seriamente ci fosse un negozio dedicato interamente alla vendita di prodotti contro i topi, nessun essere normale metterebbe alla vista della strada una scena d'orrore simile, sia per il fatto morale e sia per la legge. Se una persona normale vedrà un topo in mezzo alla strada della città, inizierà a scagliare bottiglie e sedie come se avesse visto un animale velenoso lungo 10 metri. La luce non cade verso il tombino, il quale è immerso nel buio. Un attimo dopo vediamo una luce potentissima provenire da fuori. Ideali, sarei qui a reclamizzare precotti al barbecue. Ho gridato al microonde. Oppure accidenti, pollo fritto panato francese quanto un corn dog. Ma in che modo il subconscio di Remy possa essere a conoscenza di quali prodotti surgelati stia vendendo lo chef? La carta dovrebbe essere stropicciata. Poco dopo la vediamo perfettamente stesa. I topi non sono in grado di saltare a 10 metri di lunghezza. Non sono proprio in grado di saltare, dato che non sono dei gatti. La vista periferica e l'udito è del tutto assente negli abitanti di Parigi.
Remy tira la ciocca di capelli sinistra, ma per qualche strano motivo si muove la mano destra. No, no! Io sono il figlio di Gusto. Aspetta, Remy ha fatto di tutto per non permettere a Linguini di raccontare il suo segreto, insinuandogli che non vuole che la gente scopra la sua esistenza. Dopodiché gli ha fatto fare la figura dello stupido davanti ai giornalisti e se la prende perché Linguini non ha raccontato al mondo intero che in realtà ci sono dei topi nella cucina del suo ristorante. La logica ha fatto le valigie ed è volata lontana da qui. Perché lo chef non ha denunciato subito la presenza dei topi nella cucina di Gusto e ha deciso di aspettare tutto questo tempo? Ego ha dei poteri magici che gli permettono di chiudere le porte alle sue spalle. Questa valigetta sullo scaffale scompare nel bel mezzo della scena. Qual è il senso di ingoiare il cibo per intero senza masticare? Io prenderò la stessa cosa che ha ordinato lui. Com'è possibile che il cameriere non sia in grado di riconoscere lo chef con cui ha lavorato giorni interi per chissà quanto tempo? Un topo in grado di spingere una statua di cemento dal peso di qualche quintale. Tutto nella norma. Topi! Come? Remy! Datemi il coltello! Non toccatelo! Linguini corre più veloce di Sonic, mentre Remy è impazzito dopo la botta sulla testa con la statua e ha deciso di suicidarsi. Colette si trova in mezzo a due file di macchine. Subito dopo si trova sulla fila centrale davanti a delle auto. Questa disinfestazione con il vapore non cambia un bel nulla. I ratti sono pericolosi non solo perché sono degli animali sporchi, ma anche e soprattutto perché nella loro saliva è presente una serie di malattie innocue al loro organismo, ma mortali per noi umani. Infatti è stranissimo che nessuno dei clienti si sia ammalato o addirittura morto nel corso del film. Squadra 3, vi occuperete del pesce! Squadra 4, arrosti! Squadra 5, alla griglia! Ma come possono sapere i comandi di Remy se sono solamente dei topi che mangiavano spazzatura tutto il giorno senza interessarsi degli umani? Ci vuole qualcuno che serva ai tavoli. Nei ristoranti eleganti e di lusso questa scena sarebbe inaccettabile. I clienti si alzerebbero e se ne andrebbero nel giro di pochi minuti. Non parliamo di un locale fast food dove ci possono essere dei camerieri più dinamici e veloci, ma di un ristorante di lusso dove il servizio e i camerieri dovrebbero essere di alta preparazione ed eleganza. E finito il racconto, Ego si alza, ci ringrazia per la cena e si avvia. L'indomani. Ha chiamato l'ispettore sanitario, sporto denuncia al ristorante ed effettuato una lavanda gastrica dello stomaco sperando di non schiattare nel giro di una settimana.